In apertura andiamo a scoprire come si sta lavorando per l'eventuale identificazione della variante sudafricana, variante temuta, scoperta da poco. Sappiamo che in Abruzzo sono due i laboratori che effettuano questo tipo di ricerche, vale a dire i sequenziamenti. Allora, in collegamento in diretta, proprio dal laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti, abbiamo Anna Di Giorgio con il suo ospite. Intanto, buongiorno Anna, a te e all'ospite. Grazie Marina, buongiorno a te, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Diego Martelli, dicevi bene tu, siamo venuti all'interno del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti, che insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo è uno degli istituti, degli enti insomma, preposti al sequenziamento del virus. Io in questo momento mi trovo con il professor Vincenzo De Laurenzi, che è responsabile del laboratorio di biochimica clinica dell'Università d'Annunzio, e proprio con il nostro ospite vorremmo approfondire un po' le questioni legate all'individuazione di questa nuova variante del virus, una variante sudafricana con 32 mutazioni che preoccupano sostanzialmente perché aumentano la contagiosità, diciamo così, del virus. E allora dicevamo che ogni volta che spuntano queste nuove varianti, quello che ci si domanda è: i vaccini, la copertura anticorpale fornita dai vaccini resta comunque efficace anche nei confronti di queste varianti, professor De Laurenti? Ma in linea di massima sì, lo abbiamo già visto anche con la variante Alfa, quella cosiddetta inglese, e con la Delta, che hanno poi preso il sopravvento in Italia, la copertura rimane, anche se magari diminuisce leggermente. Questo perché comunque diciamo, queste mutazioni non colpiscono completamente la capacità degli anticorpi di riconoscere il virus. E quindi diciamo questo problema è relativamente. Quello che queste mutazioni fanno spesso è rendere la variante più infettiva. Queste varianti si diffondono molto rapidamente e quindi prendono il sopravvento. L'abbiamo visto quando è arrivata la variante Alfa, rapidamente, nel giro di pochi mesi, era l'unica circolante in Italia ed in Europa. La stessa cosa quando poi è arrivata la Delta, che era più infettiva della Alfa. E chiaramente questo è un problema perché più persone più rapidamente si infettano, ma i vaccini continuano a proteggere in maniera importante, soprattutto quando il titolo anticorpale si mantiene alto, e per questo è anche importante fare la terza dose. Quindi continua comunque a svolgere egregiamente il proprio compito il vaccino, mantenendo fuori chi è vaccinato, mantenendo fuori dal rischio sia di morte che di infezioni gravi. Quello che vorremmo anche sapere è come proliferano queste varianti, come si formano, alla luce del fatto che il dato che emerge è che questa variante sudafricana viene fuori proprio dal Sudafrica, che ha una copertura vaccinale molto molto bassa, pari al 24% della popolazione. Quindi è corretto dire che le varianti proliferano laddove non c'è una buona copertura anticorpale, che in questo caso è data proprio dai vaccini. Assolutamente sì. Quindi, come dicevamo, c'è preoccupazione perché in linea teorica una variante può essere anche più aggressiva, ma da quello che sappiamo per adesso di quella sudafricana è semplicemente che è più infettiva, mentre non ci sono dati che sia più aggressiva. E per quanto riguarda la diffusione, sì, i virus mutano come tutti gli organismi mutano, i virus lo fanno di più perché non hanno dei sistemi di correzione. Chiaramente più il virus si riproduce, più il virus si moltiplica, più aumenta la frequenza di queste mutazioni. Quindi più il virus circola, più aumenta il rischio che insorgano delle mutazioni. Che queste mutazioni siano importanti, perché alcune di queste mutazioni hanno poco significato, non modificano granché la capacità aggressiva o infettiva del virus. Alcune lo fanno, e quando queste si formano, chiaramente il virus diventa più infettivo. E quindi è chiaro che il vaccino, che riduce in maniera importante, lo stiamo vedendo in questi giorni, la circolazione del virus, riduce anche la possibilità che si formino nuove varianti. Il Sudafrica aveva una copertura molto bassa, e anche per questo probabilmente questa variante è venuta fuori in questa nazione. Professore, veniamo alla situazione abruzzese relativa alle varianti. Qual è la situazione in Abruzzo relativamente appunto a queste varianti del virus? Allora, attualmente in Abruzzo la variante prevalente, se non l'unica che sta circolando, è la variante Delta, con
con delle sottovarianti, con piccole mutazioni che però cambiano poco appunto l'infettività di queste varianti, della variante Delta. Non abbiamo ancora visto né noi nello zooprofilattico, a quanto mi risulti, la presenza di questa variante sudafricana, e tra l'altro la variante sudafricana, così come l'aveva la variante alfa inglese, presenta una delezione che, utilizzando alcuni kit di PCR, ci permette di sospettare la presenza di questa mutazione anche prima di fare la sequenza. Quindi se ci fosse questo avremmo già visto qualcosa, quindi in questo momento non l'abbiamo visto. Noi abbiamo fatto anche la settimana scorsa un po' di sequenze per controllare la popolazione, continuiamo a vedere solo la variante Delta. Quindi, professore, diciamo che l'attenzione resta comunque alta e il vostro laboratorio appunto continuerà a mappare e a monitorare il virus. Marina, io ti restituisco direttamente la linea, non ho il ritorno con lo studio, per cui siccome credo che i tempi anche di questo nostro intervento siano stati abbastanza lunghi, restituisco la linea al TG per consentire insomma di andare avanti con le altre argomentazioni. Va benissimo Anna, ringrazio Anna Di Giorgio, ringrazio il professor De Laurenzi.